ciotola, però non so. Ma vabbè, chi? È suonato il citofono, andiamo a vedere chi è. Arrivo sempre prima! No, sei atletica! Chi è? Ma... Simona, Paola, allora? Mi aprite, sono tre volte che suono. Ma Alessio Boni, sali! Ma è chiusa! Ma non è aperto, dovevi aprire tu! No, arrivo! Tu! Tu dovevi aprire! Tu! Guarda, mi fai sempre fare ste figure, io non lo so! Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole un istante, mille baci, mille carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore. D'un giorno splendido per te, ogni secondo un bacio te. Benvenuto la nostra Isola delle Rose, i nostri ragazzi quanto sono bravi. Isola delle Rose, bellissima. Isola delle Rose. Cosa ci hai portato che vedo una scatoletta? Scusa, ti posiziono una cosa molto per preziosa, le camere. Molto, molto cos'è? Preziosa. Ma chi la do? A chi vuoi? Tengo io che sono più seria. Ambravacci ci no, posso. Lei rischia di perderla, dimmi. No, ma perché dici questo? Perché sei così. È una cosa preziosa. Te la farò pagare. Cos'è? Una pigna. Ah, la prendo io. Che cosa rappresenta questa pigna? Questa qui è una pigna di un cipresso che mio figlio Lorenzo, quando eravamo in Toscana, ci prendeva le pigne, eravamo sotto un cipresso enorme di 20 metri, secolare, stupenda, e si è perso. Si è perso a un certo punto, si è girato, papà, e mi ha dato un bacio. Ah, lo so, il cuore così. Allora, questo è il mio portafortuna, me lo porto sempre con me, anche prima di entrare in teatro, debutti, cose. Anche adesso io stringo, tre secondi. Allora, guarda, mettilo qua, lo mettiamo sul tavolino e oggi porterà fortuna un po' anche a noi. Spero, sì. Accomodati, Alessio, eccoci, vieni. Eccoci, Alessio. Vogliamo conoscerti meglio attraverso i nostri aforismi. Hai mai visto il programma? Allora, sì, no, ma ecco. Prima di venire ho dovuto vederlo per forza. Altrimenti bene, ci fa piacere. Proprio avulso da tutto, no, anche se la domenica mattina, devo dirti, magari dopo la serata, la nottata in teatro. Sì, ma poi con due bambini. Perché tu artista di teatro, e due bambini, insomma. Sai, quella roba lì, vedi? Lo vedo. Anche stanotte. Lo sappiamo bene noi. Anche stanotte. Allora, primo aforisma. Di Albert Einstein, cotto e mangiato. Grande questo. Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Albert Einstein. Parole sacre. Un sacco di mestieri, no? Hai fatto il piastrellista. Sì, venivo da quella famiglia perché mio padre era piastrellista, mio fratello, miei zii, tutti quanti. Esatto. Non puoi scegliere dove nascere e io ero piastrellista. Poi ne dico, hai prestato servizio per un anno alla Polizia di Stato. Un anno e mezzo, terzo reparto Celler, Viale Zara, Milano. Viale Zara Milano, c'è ancora. Ti sei trasferito in America a 20 anni. Sì, sono stato 6 mesi agli UCSD per imparare l'inglese. Poi pensavo di stare là, invece poi dopo finisce il Green Pass, torni a casa con un dollaro. Ecco. Ha fatto di tutto. Fatto di tutto. Delivery newspaper, cameriere, babysitter. Pizzaiuolo. Portavo le pizze, proprio pizzaiolo. No, adesso, lavoravo in una pizzeria ma non facevo pizzaiolo. Ah, ecco, perché il pizzaiolo No, pizzaiolo l'hanno inventato, poi dopo si inventano delle cose. Però io ho fatto il lavapiatti, perché poi là se non hai il Green Pass vero, erano degli amici italiani, infatti io delivery newspaper, lanciavo i giornali alle 4 del mattino, sai quelle cose proprio... Da film. Esatto. Tutto, senti, ma sono stati la base per la tua carriera d'attore questo? No, allora, è servito la base, tantissimo. È stata la base per diventare uomo, punto. Poi potevi fare qualsiasi mestiere, ma poi dopo è stato un caso. Io fino a 21 anni non ero mai stato a teatro, non sapevo neanche cosa fare, poi ho visto La gatta cenerentola di Roberto De Simone, mi ha scoperchiato la testa, io voglio fare... ho detto così a quel mio amico. Io voglio fare questo. Cioè La gatta cenerentola, bella tosta per chi non ha mai visto teatro. A testimonianza che non c'è bisogno di capire per amare. Io sono entrato in quel mondo magnifico, era 600, napoletano stretto, non capivo una parola. Io l'ho visto. Ti ricordo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non l'ho capito, non è che non mi è venuto, non l'ho capito. Però, mi è un po' angosciata La gatta cenerentola. Però è stata la luce del tuo destino, insomma. Lì da lì è partito un po' tutto, poi ho tentato l'accademia... E sono entrato, ho avuto dei maestri come Orazio Costa, Streller, grandissimi compagni, Gifuni, Locascio, Pierfrancesco Favino. Ci sono stati dei momenti in cui hai detto non ce la faccio, sì. Forse ho sbagliato. No, c'è stato un momento in cui c'è stata una depressione di 11 mesi totale, perché dopo Streller avevo 30 anni, vuoto. Ah. Sai vuoto quando perdi? Certo. 11 mesi, voi lo sapete, 11 mesi, ma allora davvero non c'era... cellulare, cose, non è che c'erano delle cose, non facevo niente, ho fatto un po' di Pony Express con la mia Vespa, però non riuscivo a mantenermi, quindi poi era una bella crisi, mi hanno detto, un medico che mi fece conoscere tra l'altro Fabrizio, mi disse,
siamo vicini alla depressione, ti conviene andare in un posto dove ti spogli della tua armatura e che ti coccola. Sono tornato a casa, Bergamo, mamma Roberta Sarnico, provincia di Bergamo, con la sua polenta taragna e la gallina ripiena. Sì. Mi hanno accolto per un mese e mezzo, mi sono ricaricato, sono tornato, ho fatto 4 provini con Lizzani, ho vinto il provino e da lì è partito tutto. È molto partito interessante. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi continuiamo con la carriera e la vita di Alessio Boni, sì, che abbiamo preparato un filmato che è veramente una chicca. Sì. Tra poco. Nessuno 100.000, più di Pirandello, vai! Citofonare Rai 2, siamo qui con Alessio Boni che ci raccontava insomma della sua crisi, no? Quando ha fatto l'attore, ha fatto molti mestieri. Questo è un mestiere, il nostro, che non dà certezze, no? Domani puoi stare a casa per sei mesi. Siccome nell'era dei social sembra tutto bello, sembra tutto facilissimo, semplice, e sembra tutto di successo, questa, quello che hai detto è una cosa molto importante. No, la cosa più difficile, credo, proprio il fatto psicologico, devi avere una testa per fare questo, perché davvero, voi marzo l'anno prossimo cosa fate? Ah, chi lo sa? Ah, non si sa. Ma neanche io. Che però forse è anche quello che ci fa scegliere questo lavoro. Sì, magari ci stimola, sì, però sei sempre in continuo, come dire, le prove non finiscono mai, come diceva Edoardo, le provino sempre in continuazione, fino alla fine. È vero, è vero. Fino alla fine, quando fai l'attore, quando fai la presentatrice, quando fai la cantante. Non sai mai. Sì, ti crei il pubblico, eccetera, però up and down in 2 secondi netti. Senti, volevi chiudere un po' la chiosa sulla nostra aforisma, quello di Albert Einstein. Sì, mi è venuta in mente una parabola interessante, no? Allora, quando qualcuno cerca di ostacolarti, eccetera, e c'è questa parabola di queste rane, cioè un gruppo di rane che sta scappando da un incendio e cercano di arrampicarsi su per trovare la vetta della montagna per salvarsi. Ma questa montagna si rivela sempre più impervia, sempre più difficile, un po' la metafora della vita, no? Sempre più con più ostacoli, eccetera, scivolano cose, e c'è quella che comanda tutti, la leader dice lasciamo perdere, non ce la faremo mai, lasciamoci andare, nascondiamoci in una grotta e poi se arriva l'incendio, pazienza, non ce la faremo mai, ma è meglio rischiare il fuoco che non morire su in cima, siamo sicuri. Poi... Allora questa voce si espande pian piano e tutte si fermano. Una sola va e arriva in vetta e ce la fa. Era sorda. Bella. Bellissima. Allora, bisogna essere sordi a questi. Esatto. E andare dritti come volo di freccia finché vuoi e puoi. Andiamo perché la passione... a vedere in pochi minuti, perché la tua carriera è enorme, grandissimi personaggi, poliedrico, andiamo a vedere alcuni personaggi. Sono curioso della che cosa avete scelto. Esatto. Come si chiama chi ha fatto il pulpuride? Annabella, sono curioso. È bravissima, bravissima. Sì, è vero. Grande Annabella, vediamo. Nicola! Matteo! Ciao. Sara, rispondimi! Io vi vedo che state finendo di cenare con la cameriera che fa finta di sparecchiare e intanto perde 2 minuti per guardare cosa dicono ancora in televisione, cosa dice il Walter Chiari. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io praticamente faccio l'ornitologo. Bellissimo. Ma che cos'è? E studia il comportamento degli uccelli. Ah, non credevo ci fosse tanto da studiare sugli uccelli. Pensa a te, nella vita non si finisce mai di imparare. Sarò breve. Se non sapete stare in un'orchestra, andate a fare i solisti. Qui dovete lavorare con gli altri e per gli altri. Nathan, accordatevi. Signori, Giacomo, non dovevamo debuttare a Milano. Butterfly sarà un successo! A voi! Che ci fai qua? Hanno beccato l'amante del sindaco drogata a marcia che la dava 2 buttafuori in una discoteca di Trani. La voglio interrogare adesso, capisci? Per incastrarlo. Dimmi solo sì o no. E se io fossi un malintenzionato? Uno che è entrato in casa sua con una scusa. Cosa succede?
Ambrosoli, piacere. Piacere. Sei maschio, Giovanni. Rinascono i bambini e le levatrici devono andare a farli nascere. I preti devono andare in giro. Io non voglio costruire una moto, ingegnere, ma una specie di moto che vada bene per tutti. Meraviglia! Bravo. Grazie, Annabella. Mi sono commosso quando il Franz lì, porca miseria, ha preso in braccio suo figlio, perché ho lasciato Riccardo nel letto stamattina, quindi... Che è il tuo non secondo figlio che è il mio secondo figlio che ha 4 mesi, sì, amore. Sì, sì. Quindi, 4 mesi, che meraviglia. Sì, sì, sono un po' patetico. Senti, personaggi tanto diversi tra di loro, scusami. No, vai, scusami. Personaggi tanto diversi tra di loro, come ti prepari? Ah, che bella domanda. Ma guarda... Io guardo tutto, sento tutto, vedo tutto. Se c'è già qualcuno che ha fatto Guerra e Pace, li vado a vedere, anche degli anni 40, eccetera. Mi preparo vedendo i filmati e quant'altro. Ovviamente non tutto puoi vedere, perché magari, che ne so, Matteo Caratti della Meglio Gioventù, nessuno l'ha fatto, è un nuovo personaggio scritto da Rulli e Petragli, una nuova regia, eccetera. Ma mi metto a parlare col regista, in quel caso, che ne so, Marco Tullio Giordana, che mi ha detto, guarda che questo è molto sensibile, leggi Rimbaud, leggi questo, leggi quell'altro, leggi Baudelaire, leggi... Ed entro nella lettura, entro un po' nella psicologia, cerco di entrare il più possibile, scarto tutto, divento una rana sorda, non ascolto più nessuno e dritto come volo di freccia entro in questa perdizione. Cioè il lavoro del personaggio, del punto immaginario, che è una cosa che parte dal fisico, che è di Michael Chekhov, è un metodo che mi interessa, il metodo Costa, io me lo porto sempre appresso, il mio maestro, e quindi faccio tutto un lavoro proprio psicofisico. E infatti ci entri in una maniera nei tuoi personaggi. Mi perdo dentro e a volte... È incredibile, perché a volte non sembri nemmeno tu, subisci delle vere e proprie trasformazioni, e questa è la grande professionalità dell'attore. Grazie, ma... È vero, l'abbiamo visto in alcuni dei tuoi lavori più importanti. Continuo a scoprirli i personaggi, poi sono bellissimi, perché ti portano fuori da te. Senti, quando hai girato quella scena dove prendevi in braccio il bambino, però non eri ancora diventato papà. No, non ero ancora padre. Quindi non... Non ero ancora padre. E ti devo dire la verità, non mi sono commosso come adesso. Perché immagino. Quando diventi padre, quando diventi madre, sai che cos'è il fuoco, quel tipo di fuoco lì. Possiamo dire che è stato il tuo ruolo più bello e anche più difficile, quello di padre. Tu hai 2 bimbi, uno di 3 anni. Uno 2 anni, Lorenzo, che compie adesso il 22 martedì. E Riccardo di 4. Sono vicinissimi, quindi non si dorme. Io e Nina abbiamo degli occhiali che fanno provincia, posso dire amore, tanto stai a casa, non ti preoccupare, e quindi, però è una gioia, è una bellezza, poi siamo stanchi, stravolti, poi dopo c'è di concentrare, di imparare la memoria, quindi di staccare. Io a volte vado in camerino magari un paio d'ore prima, perché studio, certo. Prima di andare in scena, che così almeno la studi, ma... Senti, come attore ti conoscono tutti, ma noi abbiamo voluto realizzare un piccolo filmato, un piccolo omaggio, se ce lo permetti, su Alessio Boni, padre. Guarda. Ciao Nina. Una famiglia meravigliosa. Occhi lucidi di entrambi. No, che bello. Allora, che no, bello. Guarda, quella cosa lì di Imagine che avete messo, guarda, è perché Lorenzo non dormiva mai. Sai quei bambini che fanno 20 certo, svegli la notte? No. Non so se ci sono quelli che dormono e quelli che non dormono. Io ne ho avuto uno che non ha dormito 3 anni, quindi capisco bene, sì. Ma è terribile. Allora, di tutto, di notte, in un appartamento a Milano, non è che puoi... E allora...
di tutto gli ho cantato e diventavano tutte ninna nanna, Imagine, Bears, Blowing in the Wind, Bob Dylan, tutte quelle che conosco. Certo. Diventavano ninna nanna, perché non sapevo le ninna nanna, non le conosco e allora sono andato lì, e lei me ne ha ripresa una. E... Adesso dormono? Parolone. Allora, Riccardo si sveglia ogni un'ora e mezza, due, perché deve poppare, mangiare, deve mangiare. Quattro mesi. Piangendo sveglia un po' l'altro, papi, papi, poi dopo vai là, due secondi, si addormenta, ma... Hai definito, Lorenzo, la tua Cappella Sistina? Ho definito il figli la Cappella Sistina, perché io credo che c'è una porticina che tu non sai di avere. Tu hai un grande amore per la tua professione, per la tua donna, per il mondo, hai una polvere meravigliosa nei confronti della vita, quello che diceva Pasolini, tra l'altro. Io sono drogato di vita ed è gratis, ed è pericoloso perché è gratis, non devi neanche pagarla. Ed è fantastica questa definizione. E poi ti arriva un figlio. Un figlio è una porticina di lato che tu non sapevi neanche che esistesse, apri. Non una, mille Cappelle Sistine. Mi dispiace Michelangelo, ma è così, mille Cappelle Sistine. Entri dentro questo mondo... E davvero se non lo provi è difficile da descrivere, è tanta roba, è forse il ruolo più forte che c'è, poi voi madre ancora di più, devo essere sincero, molto sì, molto di più. Sì, c'è proprio un cordone umbilicale. Noi li portiamo dentro, quindi ma sì, è inevitabile. Avete proprio un contatto, io vedo anche sì, con lui. Tu hai scelto di diventare padre in un'età matura, cioè già da grande. Non ho deciso, è successo così. Ah, è successo così, ma questa cosa ti io spaventa, avrei deciso di esserlo anche prima, però devi trovare anche la persona giusta. Sì, assolutamente. Quando te la trovi ti rilassi, proprio ti senti proprio, va tutto normale. Diventa tutto naturale. Bravo. Ma questa cosa oggi ti stimola? O ti spaventa? Cioè il fatto di avere tanta esperienza, no? Che potrai trasmettere niente, ai tuoi figli. No, adesso me li godo ancora di più, penso. Magari a 30 anni li avrei abbandonati. Io sono una che l'ha fatti a 25 anni, quindi ho grande invidia per ci te. Sono delle... ci sono delle... No, io ho 33 anni, vabbè, dai, una cosa giusta. Voi giovani avete... Beh, adesso sarai una... non lo so, nonna. Io sono nonna già. Sei nonna? Sì. Io ho un nipote che è più grande di tuo figlio. Non lo sapevo. Ho un nipote che si chiama Pietro, che ha 3 anni. È una nipotina appena nata, Alice, che ha 2 mesi. Che meraviglia. Quindi vivo quello che vivi tu, ma da nonna invece che da mamma. È la cosa migliore, perché te ne vai a dormire e dormi. Ed è un'emozione. Godi solo i momenti migliori. Dipende. Poi dopo li lasci a loro. Però vedrai un'emozione ancora diversa. Immagino. Ancora diversa. Beh. Un'emozione meravigliosa. Va bene. La scoprirò solo vivendo. Ma... Esattamente. Bisogna viverla e basta. Ve lo auguro davvero. Ma adesso andiamo avanti con un altro aforisma. Ah sì? Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Antoine de Saint-Exupéry, il lavoro del Piccolo Principe. Sì, autore del Piccolo Principe. Non sono d'accordo. Perché? Non sono d'accordo perché per me amare è prima di tutto guardarsi, scambiarsi gli occhi tra me e te, tra me e la mia donna, e poi avere gli stessi intenti della vita. Ma se non mi scambio l'occhio con te e non ho con te il mio microcosmo, anche se poi ho gli intenti identici della vita, che la pensiamo politicamente così, la vedo anche ecologicamente, anche sulle idee proprio del mondo, ma poi io e te non ci scambiamo nulla, per me non funziona. Io sono d'accordo, potremmo modificarla con amare è guardarsi l'un l'altro e guardare insieme nella stessa direzione. Perfetto, togli quel non, io sono... Sono perfettamente d'accordo con te, però lui d'altronde l'ha pensata così. Sì. Ognuno ci mancherebbe. D'altronde non la pensa come voi e vediamo l'effigie. Esatto, allora tu prima hai detto che quando arriva l'amore vero ti rilassi, fai dei figli, ti viene tutto molto naturale e molto spontaneo. Mi incuriosisce sapere se c'è una cosa che in una donna per te è fondamentale che ci sia e se c'è qualcosa invece... che proprio non puoi sopportare in una donna. Allora, te lo dico molto chiaramente. In una donna ci deve essere per me l'ironia. Ok. Ma perché l'ironia? Perché l'ironia è la linfa della vita, del quotidiano, delle battute, delle cose che te la fa prendere. E non è, faccio per esempio... l'essere la simpatia. No, non è la simpatia, certo. L'ironia, è un'altra cosa. Sono dei... Infatti, io ho incontrato tantissime persone intelligenti nella mia vita, per fortuna, ma non ironiche.
Non ho mai incontrato una persona ironica non intelligente. È vero. È impossibile. E aggiungerei anche l'autoironia. L'autoironia è difficilissima. È il top. Però è il top dell'intelligenza, secondo me. Stavo arrivando, l'autoironia ancora di più. Perché non era proprio ci giochi. Siamo top. Assolutamente. Voi siete topissima su questa. Assolutamente. Bisogna, veramente, guarda Troisi, guarda Benigni, guarda, facciamo degli esempi. Sì. Franca Valeri, cosa hanno fatto? Monica Vitti, cosa hanno fatto? E sono delle dive. Sì. Quello che invece detesto è quando una donna si mette su un piedistallo e si sente superiore a... Sto cavolo. Cioè tu non potresti mai accompagnarti ad una donna... No. È successo magari nella mia, è durato 2 giorni, 3 giorni, quando una... perché lei si sente superiore a te, perché lei si sente... perché lei, per via della bellezza, per via di altre qualità... No. Mi stanco in 3 secondi. Pesantissimo. È una roba che non sopporto. Ma non sopporto. Ma guarda che ancora adesso, quando vedo delle persone che hanno, non faccio nomi, eccetera, ma li vedi nello studio, ho avuto modo di avere accanto delle ragazze, cose, che neanche ti... Anche l'umiltà, neanche secondo me, è sinonimo di intelligenza, però... Se poi trovi l'ironia zero proprio, Paola, te lo posso garantire. Autoironia proprio non esiste. Non sanno nemmeno che cos'è. I falchi volano da altre parti. Esatto. A proposito di questo, qualche donna senza ironia e senza umiltà l'avrà incontrata nella tua carriera. Ne abbiamo fatto un putpourri, No, vediamo. No, meravigliosa lei. Beh, è piena di ironia, Carlotta. No. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente, mi dispiace che parti, lo sai, che ama mille cose e si perde per le strade. Se l'amor fosse un dovere. Questo concetto ha 1400 anni. Io mi fermerò e ti regalerò. È nella natura dell'uomo essere divisi. Io sono diviso tra Cristo e Cristina. Che meraviglia, mi si è cariato un dente. Ma è tutto finto, Nina, è tutto finto. Voi messe sempre così, sono tante, però non lo ricordo. Senti, qual è la compagna di lavoro col quale ti sei trovato meglio? Tutte, ma stai scherzando, ma sei pazza, mi rovinerebbe. Tutte, in maniera diversa, ma proprio mille per mille. È così. Non ce n'è una con cui non mi sono trovato. Ecco, bravo, diciamo che giusto. Adesso ci siamo noi due, tante adesso donne, ma adesso ci siamo dopo tutte queste grandi professioniste, attrici straordinarie, ci siamo noi due. Meravigliose, meravigliose, assolutamente. Allora, come mai siamo qui adesso? In questo... Siamo qui perché tu ieri, durante le prove, ci hai detto siete brave a cantare, ma perché non recitate? Allora noi volevamo approfittare della tua presenza. E per fare? Se tu la rana sorda fa finta di non sentire. Non se tu ci insegni a recitare, noi diventiamo delle artiste complete. Allora gli autori hanno preparato qui un testo, che io ancora non ho visto, però tu ci devi dire con quale intenzione noi dobbiamo declamarlo. Allora, leggiamo un attimo. C'è solo una cura, lo sai che lo sai, è una stanza. So che vuota, lo sai. Io mi fiderei. Allora, chi dammi parte? Tre parole, sole, cuore, amore. No, qui hanno scritto Paola. Come lo devo dire? C'è solo una cura, lo sai che lo sai. Sì, una sorta in modo struggente. Una roba, è una ricerca dentro di te. Devi trovare una cura, stai male, c'è una stanza vuota dentro di te. Quindi in modo... alla Rachmaninoff, tipo la terza di Rachmaninoff. Ah, beh, che vuoi che sia una roba. Tutte le mattine io quando lavo i denti faccio questa cosa. È bellissima. C'è solo una cura. Lo so che lo sai.
è una stanza vuota. Io mi fiderei. Ecco, va bene. No, non va bene, ti ho visto dalla faccia. non essere patetica. Buttati dentro col plesso solare di come se dovessi pensare a, non so, a tua figlia. È una roba proprio forte. A mia figlia? Sì, struggente. Proprio. Cioè, bene. E sta male. Questa qui deve uscirne fuori, sta male vera. Okay. Non è che si è rotto un dito. Ok, questo non vale. Questa è una cosa sporca che mi stai facendo, ma ci provo. C'è solo una cura. Lo so che lo sai. È una stanza vuota. Io mi fiderei. 20.000 volte meglio. Beh, basta così. Pensa ai figli. Sei anche emozionata, bellissima. Pensa ai figli, è così. Allora, bravo. Poi dopo c'è bravo. Puoi capire. Però, cose che non vuoi se il tuo guaritore sei nel tuo mondo. Sei nel tuo mondo. Beh, allora, bravo. Qui, aspetta un attimo. Ah, no. Analisi del testo. Un attimo. Bravo, puoi capire cose che non vuoi se il tuo guaritore sei nel tuo mondo. Quindi tu ti sei autoguarito, praticamente. Sei nel tuo mondo, hai trovato la tua dimensione. Diciamo che rispetto a lei sei uscita da questo tunnel. Comincia a vedere uno spiraglio. Da sempre sono uscita dal tunnel. Vedi lo spiraglio e quindi... Del divertimento. Ah, stai pacciosa, bel, stai buono. Non si dice a Mauri. Bravo. Ora puoi capire cose che non vuoi. Sei il tuo guaritore. Ma bravo, sei nel tuo mondo. Ok. Però... Allora... Sono brava. Sei bravissima. Non è una televendita. Allora tu devi però pensare anche te a una roba proprio... Sei guarito tuo figlio. Si è messo a posto, poteva prendere una strada terrificante. Pensa invece figli, la vedi Simona, sistemata. Pensa ai figli. Pensa ai figli. Non fa bro. Lasciamo stare. Tranquillo. Lo dici piano. Ma bravo. Oh. Ma bravo. Va bene così? Bravo. Puoi capire, sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo, piccini. 10 e lode. Come pensiamo ai figli, ragazzi, Vedi, tanto sono loro l'eternità, perché noi diamo a loro il testimone. Esatto. Noi quando... C'è anche una parte tua. Dammi tre parole. Sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare. Stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani. Non siamo mai così. Ricciarelli due, interrompiamo questo scempio. Fate un acuto stupendo. Ma come di per me, una sirena. Alessio, scusate, sono anni che veniva a citofonare a casa tua e sono dovuta venire da queste due oggi. Non ti ho mai aperto. Sono una collega, non so. Sì, sì, lo so benissimo. Sei vestita di primavera. Sono vestita di primavera, non come, cioè, perché da un po' di colore. Né cuore, né sole, né amore, niente. A me non me ne frega niente. Di queste parole zero? No, niente, perché io dico solo bacio. Io comunque ti voglio dire, cioè, ogni volta che ti vedo da sempre è stato un incantesimo, ma ogni puntata. era sempre un incantesimo continuo. Quando ho saputo che venivi qua è iniziata la caccia, subito. Mia, tutti delle citazioni, poi cosa c'è? Non lo so, erano tutti pazzi per amore per te. Tutti pazzi per amore, ma io invece dell'amore... Non te frega niente? Basta che cosa? No, basta che tutte le notti ti porti in un posto bellissimo per darti tanti baci. Poiché siamo che attori. Visto, sì. No, perché invece di cantare e di ascoltare... Dì le parole tue, di. Queste mancate soprano. Ma sei stato bravo. Io sono venuta qui per una prova d'attrice. Ah, sì? Perché prima ho sentito anche l'intervista. Abbiamo un altro testo nuovo per lei, no. Shakespeare. Ho sentito l'intervista, ha parlato, confermate se è vero, se eravate attente, sì. Perché ogni tanto vedevo che vi perdevate un po'. Cioè, ha detto intelligente. Noi ci perdevamo? No, ma vuoi fare la donna sul treno? Erano sul pezzo. Ha detto intelligente e ironica, l'ha detto. Sì, è vero. È autoironia ancora di più. È autoironia. Sei piena di autoironia. Ce le ho tutte. Assolutamente.
Ce le ho tutte. C'è lo sguardo, ecco. C'è tutto. Ecco. E allora ho detto, se vuoi arrivare al dunque, il bacio. Dunque il bacio. Ma non c'era un testo come loro? No, non c'è il testo, perché tu sei uno comunque, facciamo il metodo Stanislavski, tu so che sei un attore impegnato, impegnati. Io la lingua non la metto, fai tu. No, ma io ho fatto un altro metodo. Vengo dal metodo mimesico di Costa, ma anche di Michael Chekhov, che è quello del punto immaginario. Esatto. Immagina che sono la tua compagna, una buona, che la capita piano. Immagina quello che vuoi. Basta che però lo facciamo. Allora, siccome ci sono i bambini, che sono a mezzogiorno ancora, certo, sono belli svegli così, parlando di bambini figli, facciamo un bacio proprio casto, sì, che è quello di tipo via col vento. È una roba. Ma nel senso che devo prendere aria? No, nel senso che loro fanno un siparietto, io ti prendo, aspetta. Fatelo durare più che la volente. Vai, Barbara, vai. E tu abbandonati, vai. Come ci sono i bambini? Sembra un medico. Nina, non è successo niente. No, torna, non è